È stato avvistato un neonato posseduto e maledetto. Nella vita reale era stato avvistato vicino ad una spiaggia che stava volando. E questo videogioco si dice che racconti la vera storia di questo bebè maledetto. Porca puzzarda! Ragazzi, c'è un gatto del male. Porca puzzarda! Ok, questo va messo qua perché vedete i pallini. Comunque quel bebè del cacchio mi continua a seguire. Porca puzzarda, io non lo voglio proprio. Due, manca il terzo. Questo è il terzo, perfetto. Qua ragazzi si apre questa porta. Apriti! Sì! Perfetto, adesso continuiamo a vedere i segreti. Porca puzzarda, io sono molto preoccupato anche perché qua so che ci sono problemi seri. Allora, tecnicamente se faccio così si dovrebbe aprire questa botola, mi pare. Devo mettere il carbone qui dentro perché così almeno facciamo alzare la pressione. Più si alza questa pressione, perché c'è più calore, e più dopo tecnicamente esplode. Porca puzzarda! Perfetto. Allora, adesso posso abbassarmi qua e andare da questa parte. Ragazzi, io strapaura perché non so quali sono i misteri di questo posto. Porca puzzarda, che tunnel oscuro. Poi c'è un bebè strano che mi insegue, io ve l'ho detto. È brutto il tizio. Porca! Io con questi giochi mi spavento, raga. Ok, da qua si esce e si può andare. Che cosa sta succedendo? Perché sta tremando tutto, porca puzzarda. Ah, ok, si è bloccato ovviamente il passaggio. Quando mai, no? Allora, vediamo di capire dove bisogna andare. Perché qua è pieno di stanze. Qua è bloccato. Un attimo, cosa sta facendo questa porta scurreggiona? Madonna, raga, ma comunque quel gatto lì è veramente inquietante. Qua c'è una pianta, mi fa vedere cose strane. Ciao, gattino! Ah, questo è il robottino! Ok, serve la batteria, so io dove prenderla. Io sono esperto, ho fatto un sacco di ricerche di questo gioco. Sbloccati, sbloccati, dove caspita era qua forse. Ok, sì, qua ci sono le batterie, dai, 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 dai. Era qua, sì, perfetto. Credo questa... No, non è una batteria, questa è una batteria però. Però direi anche di sbloccare questa cosa, così almeno possiamo andare... Appena ripariamo il robottino, possiamo andare. Ok, mettiamogli la batteria, perfetto. Vieni con me, robottino, tranquillo. Adesso ti raccolgo io e ti porto a sistemare. Non ti preoccupare, c'è Dunis qui con te che ti cura. Oh, gocciolino, non ti preoccupare. Ecco qua, adesso ti metto qui dentro, perfetto. Così almeno ti sistemi tutto quanto. Sei contento, Nevt? Adesso si sta collegando, vedete, sta essendo hackerato, ma nel senso positivo, ovviamente. Dice caricamento, tocchiamo. Ma cosa tocca? Oh mio Dio, questo è stra difficile, raga. Ah, porca puzzarda, scusami. Porca puzzarda, perdonami. Porca puzzarda. Ce l'ho fatta, bene. Madonna mia, raga, qua già stavo impazzendo mezzo. Adesso, oh, tranquillo. Ciao, Newt, ti sei... Ciao, carissimo. Come so che bello che... Guardate che carino che è. Che succede? Serve la cartuccia d'inchiostro. E dove caspita si prendeva la cartuccia d'inchiostro? Porca puzzarda, questo bambino del cacchio. Ragazzi, ora mi ricordo in effetti dove era l'inchiostro. Mi stavo un attimo rimbambendo io. E questo l'inchiostro c'era sotto, ovviamente. Bisognava solamente andare qua sotto. Non so cosa è successo, però mi sto cagando addosso. Anche perché sto posto è molto inquietante. C'è solo Newt che è così carino. Oh, grazie, Newt, ti voglio tanto bene anch'io. Ok, adesso bisogna andare a sistemarti i piedi. Lo so, adesso. Che schifo, cosa è successo? Perdonami, non volevo lanciarti. Apri però questa porta. Ok, tecnicamente qui da qualche parte dovrebbe esserci un fermaporta. Perché così io posso fermare la porta. Così almeno non si chiude e posso uscire. Mi ricordo, forse era qua, aspetta, aspetta. Perché mi ricordo qualche cosa, però poco. Forse qua, forse qui, sì, può essere. Allora, qua c'è il fermaporta, perfetto. E qua adesso posso andare a bloccare la porta così almeno non ci si chiude dietro quando tolgo, insomma, Newt da lì. Ok, vieni con me, Newt, ora. Che carino che sei. Adesso ti sistemo tutto. Allora, devo solamente andare a capire come si fa perché non mi ricordo più. Collega nuova espansione. Ah, giusto, aspetta. So io come fare, scherzavo. Devo andare da questa parte perché, raga, io questa cosa non. Cioè, non è che proprio capisco bene cosa fare perché a volte è anche un po' complicato. Mi sa, perdonami, Newt, ti dovevo. Allora, to. Vieni con me ora. Allora, ti devo mettere qua. E poi devo collegare questa espansione qua. E vai così. Ora tecnicamente dovresti andare tutto quanto. Perfetto, Newt. Ora puoi volare. Sì. Yuhu. Perfetto. Bene. Sono contentissimo, raga. Dove sei andato? Comunque mi fa paura perché si sta avvicinando il tempo del bambino. Porca puzzarda. Vi ho alzato un po' la luminosità così almeno vedete qualcosa. Cioè, meglio, dico. Porca puzzarda. No, raga, questa cosa mi fa paura. Perché c'era sto bambino maledetto? Ehi, Newt, ho paura. Non voglio. Aiuta a riparare l'ascensore. Ok, ti serve la chiave inglese. Ti do io la chiave inglese. Qua, tieni, eccola qua.
Prendi. Bravo Newt, sistema l'ascensore. Anche se ho paura di quel bambino maledetto. Accidenti. Come fanno ad esistere questi bambini? Cioè, come fa ad essere stato avvistato nella vita reale sto qua? Cioè, io non vorrei mai. Se lo incontro, raga, gli do un pugno. Non mi interessa. Allora, mi serve una cosa d'olio. Cioè, mi immagino. Sbam! No, vabbè. Non mi far cagare addosso perché ci mancherebbe altro che adesso mi fai cagare addosso. Tieni, Newt! Ma Newt, ma non si beve, ma scusami. Vabbè, giustamente lui beverò io perché. Ma che schifo! Ma non si fa! Vabbè, hai bisogno di qualcos'altro? Ah, del martello. Lo so io dove prenderlo. Eccolo qua. Tieni qua, Newt! Prendi il martellone. Bravissimo. Adesso sistemo questo ascensore che. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo capire qual è il mistero di questo bambino pazzo psicopatico che non è altro, porca puzzarda. Raga, sta succedendo un casotto qua. E mi sta venendo anche il cago. Vabbè. Vai, apriti, apriti, apriti. Perfetto. Andiamocene via. Ho come l'impressione che sta per succedere qualcosa, appunto. No, 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 è spawnato quel dannato psicopatico. No. No, raga, aiuto. Non posso ucciderlo. Cioè, ma secondo voi è una cosa normale? Cioè, secondo voi può esistere un qualcosa del genere? Scusami, Newt, ma che caspita è sto qua? Cioè, è peggio dell'intelligenza artificiale che cerca di fare un quadro. Questi sono i medici della peste. Vabbè, allora non so bene la lore che c'è qui. Però, sì, Newt, adesso apro questa porta perché bisogna aprire. Ok, perfetto. Qui si apre il sesamo. Apriti, sesamo. Adesso vedete come si apre. Apriti, sesamo. Ma non si. Porca puzzarda, ascoltami bene, tu stupida porta. Ah, devo aprirti, giustamente. Che rottura di scatole. Newt, dove sei finito? Ok, perfetto. Allora, qui ci sono un po' di indicazioni. Tecnicamente così si possono creare delle cose da dare a questo psicopatico del bebè. E qua ci sono anche le indicazioni dei colori per poter capire cosa fare, come farlo e perché farlo. Porca puzzarda. Porca puzzarda, Newt, vieni subito qui, c'è una pianta strana. Tu sei l'esperto di piante. Bruciala, bruciala, brucia quella schifosa, schifosa. Bene, bravissimo Newt. Adesso raccolgo. Ah, perfetto. E ora mi ha dato questo coso che posso inserirlo qui dentro. Vai, 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 vai. Mischia tutte le cose. Perfetto. E adesso una volta che faccio così, vedete, va qui. Perfetto. Si sta caricando tutto quanto questo liquido reagente. E poi praticamente va tutto qui, in questi cavetti. E da qui sale tutto quanto nel calderone. E diventa tutta una pozione rosa. E adesso io posso usarla per fare. Una cosa che non dovevo fare perché la girosfera è impazzita, raga. Guardate qui! Porca puzzarda! No, no. No, 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 non è arrivato il dannato bambino del cacchio. Ciao. Tieni. Allora. Oh, perfetto, hai preso la chiave, però. Bravissimo. Lascia immediatamente quella dannata chiave, brutto, psicopatico che non sei altro. Dov'è finito? Eccolo qua. Dammi la chiave, ok? Non mi interessa. Sei. Mio Dio, raga, che paura che mi fa sto coso. Che succede se gli do questa cosa? Ma che schifo! Ma scusami! Ma scusami, ma che schifo! Smettila immediatamente! Ah, ho capito tutto! Allora, qua c'è questa manopola che se presa è portata giustamente qui, ok? E poi dopo devo prendere questo così, così e darglielo a questo psicopatico del bebè. Poi dopo praticamente faccio così e poi dopo così. E vai però, stupido coso, perfetto, grande così. Adesso dammi immediatamente quella dannata chiave. Prendila. Perfetto. Adesso posso aprire questa porta e dopodiché posso andare avanti. Qua ci sono dei nuovi misteri. Vieni qua, Newt, ho bisogno di te perché ti devo collegare, perdonami. Dai l'acqua alle piante dopo, non mi interessa delle piante, scusami, è più importante. Non posso? Devo accendere? Top. Vieni qua, ho detto, stupido Newt. Ti voglio bene, però. Sei molto simpatico. Olè, perfetto. Ah, ho capito. Allora, qua. Perfetto, sì, perfetto, fatto. Allora, questa è una porta che praticamente ha degli ingranaggi. E questi ingranaggi vanno ovviamente scelti giusti per poterla aprire. E ora si è sbloccata tecnicamente. Perfetto. Adesso possiamo andare avanti. E qui ci sono. C'è una stanza molto segreta. Ah, vedete? Allora, devo scendere. Porca puzzarda, come ti permetti di farmi dispetti? Madonna, se solo ti potessi prendere! Accidenti, non lo sopporto proprio. Io questo qua devo capire quali sono i suoi problemi. Devo capirlo. Sei mai andato da uno psichiatra? Eh? Ci hai mai provato? Magari potresti gioverne.
Cioè, potresti avere. Potresti sentirti meglio. Qua si può aprire questa cosa. E poi si può vedere com'era tutto quanto prima. Però prima mi serve la pellicola. Allora, così io prendo la pellicola, la metto qui dentro, faccio così, apro, perfetto. Fotografo questa cosa e poi praticamente fotografandola posso mandarla, ovviamente sviluppando, posso mandarla indietro nel tempo. Vedete, porca puzzarda, sta succedendo tutta questa cosa strana. E intanto c'è sto demonio qui vicino che mi sta guardando. Adesso, ora che ho fatto questa cosa, raccolgo la pellicola. Vedete, raga, ed è stata risistemata. Adesso posso far scendere questa manipola. Insomma, questa cosa che scende, avete capito? E ora tecnicamente ho bisogno di un'altra pellicola perché vedete che il fiore è morto. Il fiore è morto, quindi devo farlo tornare indietro nel tempo. Facendo così posso di nuovo far sviluppare la pellicola. Vai, 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 vai. Perfetto. Adesso tecnicamente posso aprire, sì? Sì, bene. E quindi cos'è che faceva questa cosa però? Ah, giusto, devo chiamare Newt. Newt, vieni qua, subito. Grande così. Scusa, cos'è quel. Ah, certo, questo è il colore, vedete? Adesso posso prendere il nuovo colore per poter andare avanti con i livelli, con il gioco. Allora, ok, no, perfetto, posso andare. Ok, perfetto, posso andare da questa parte e andando da questa parte posso mettere questo coso verde. Il coso verde potrà dare una nuova soluzione. Allora, verde più rosso fa. Qualcosa che non so. Ah, giusto, tipo tecnicamente diventa più pesante, mi pare, una roba del genere, no? Ok, vai. Adesso vai così. Carica tutto quanto questa cosa azzurra bellissima. Guardate che bel colore. A me piace molto l'azzurro. Adesso ti carichi tutto quanto. Perfetto. Adesso faccio così. Tieni, bamboccio. Ma che schifo, è diventato tutto. Guardate che stupido che è. Così, così, tieni. Madonna, che brutto che è quando mi guarda. Veloce, 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 veloce. Dai, 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 che devo portarlo. Pesantissimo. Scusate per la parola, se spero di averla bippata in un qualche modo. Vai, 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 perfetto. Adesso. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo fuori. Grande, grande zio, grande amo, grande bro. Perfetto. Perfetto. Adesso siamo fuori. Abbiamo sbloccato la porta. Oh no, ci siamo chiusi. E ora cosa facciamo, Newt? Vabbè, ma Newt tanto può passare le porte, non è il problema. Comunque, il fiore del reagente è questo qua, perché vedete, in alto a sinistra c'è scritto che, insomma, tutte le cose che bisogna fare. E tipo, c'è scritto trova il fiore del reagente e questo era il fiore. Che schifo! Come si permette? E giustamente adesso Newt si è straarrabbiato. Vai, Newt! Non si deve più permettere questo qua. Distruggilo, accidenti! Ah, devo fermarlo. Come faccio a fermarlo, scusa? Ma smetti di teletrasportarti, tu stupido. Madonna, che odio, che vi giuro, questo qua non lo sopporto. Cioè, Madonna, mi verrebbe da proprio. Vai via, brutto. Guardate quando. Perché l'hanno fatto così odioso? Com'è possibile che l'hanno fatto così odioso? Cioè, non lo sopporto, raga. Ha ragione, Newt, hai ragione. Sono contento, concordo con te. Comunque, devo raccogliere il fiore. Ah, giusto, il potere, tecnicamente, no? Il fiore della gente. Ok, questo qua. Ah no, aspetta, deve ancora fare il reagente. Vai, Newt. Fai il reagente così possiamo andare avanti e possiamo distruggere questo demone del cacchio, perché non è un bambino quello. Cioè, i bambini non fanno così di solito. Da quanto ne so, poi dopo. Vabbè che io da piccolo ero un po' strano. Tipo. È inutile che fai quella faccia. Te lo meritavi. Che. No, 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 scusami, scusami, no, 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 non mi ammazzare. Grande Newt, grande quell'antipatico presuntuoso che non è altro. Madonna quanto l'odio. Ah, vedete, ha fatto un buco nero. Cacchiarola. Madonna mia, raga, che brutta cosa. Mi sa che ci sta per inghiottire. Sapete che i buchi neri esistono davvero perché sono stati fotografati e possono inghiottire pianeti e stelle. Porca puzzarda, cosa sta succedendo? Perché mi dice mondo in collisione, cosa è successo? E se non lo sai tu, no, brutti rumori, questi non mi piacciono. Dammi subito questa cosa, accidenti. Che succede? Oh, Madonna, raga, ho paura. Devo preparare la pozione finale. No, vai via, che mi fa paura. Raga, mi sto cagando addosso. Allora, la pozione finale dovrebbe essere. Sentite, facciamo una cosa a caso, ormai non è più importante. Tipo, boh, così. Cioè, secondo me questo è più carino perché rosa e azzurro stanno meglio insieme, a quanto ne so. E mi fa il giallo. Perfetto, e adesso fai così. Caricati tutti quanto, tutto quanto, tutto. Vai. Vai così, carica, 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 carica. Anche perché poi, vedete, è tutto storto. Non so come è potuto succedere, però è diventato storto. Vabbè, niente male. Adesso. Raga, è diventato di fuoco. Brutto che sei, brutto, brutto. Ah, vedete, brucia le foglie. Questo è un indizio importante. E intanto qua la girosfera è andata, raga. Qua stiamo per morire probabilmente. Trova come salire le scale.
sì, allora, devo prendere questo schifoso coso e buttarlo qua. Tecnicamente brucia le foglie. Perfetto. No, raga, mi sta guardando molto male. Vabbè, apriti per favore prima che ci ammazzi. Ok, mi sta facendo venire molta ansia. Trova come salire. Le sto salendo le scale. Però ho paura che adesso mi segui. Cioè, che mi segue il tizio. Ciao. Questa è la casa dell'inizio del gioco. Che non so se. Perché probabilmente. Non so se tutti sapete perché. Poi questo gioco ha diversi capitoli. Scrivetemi se volete che porto anche gli altri capitoli. Perché volendo li posso anche portare. Però cosa caspita sta succedendo? Ah, giusto, devo prendere il ciuccio. Ah, scherzavo, devo prenderlo dalla cucina. Meno male che ho letto. Guardate, sono stato stupidino. Non ho letto tutto quanto. Devo leggerlo prima. No, no, raga, io non vado più. Io non vado più. Raga, ma certo, ma intendevano questo ciuccio, perfetto. Ma non stavo capendo, perché poi dopo. Ah, ma certo, perché l'altro è il biberon. Mi ero un attimo confuso con la terminologia, scusatemi. Perfetto, adesso va, finito. Bene, adesso apriamo questo coso. Se vi fa paura, comunque scrivetemelo nei commenti, perché non so se vi piacciono questi giochi un po' horror. Se, a me piacciono, sono molto belli. Ma secondo me anche a voi, eh. Ah, giusto, qua bisogna fare anche più velocemente, perché. Così. No. Perfetto, raga. Adesso riesco a fare questa cosa. Ok, adesso la girosfera tecnicamente forse dovrebbe stabilizzarsi, se non ho capito male. Ma potrei aver completamente capito male. Ovviamente c'è lui che svolazza così, come se fosse una cosa normale. Non guardarmi così, perché madonna se. Ah, devo riparare il nucleo. Vabbè, ho capito. Ma io non è che sono un tecnico dei nuclei adesso, scusatemi. Cosa vuol dire? Cioè, ti sembro. Ti sembro? Io non so nemmeno, non lo so, prendere dei bicchieri e pulirli. Cioè, mi chiedete di riparare un nucleo? È inutile. Porca. Madonna. Raga. Tua sorella è un. Ah, ok, da questa parte forse, perfetto. Ok, scappa immediatamente. Non fermarti, porca puzzata. Porca magnagna. Ok, tranquillo, adesso metto questo qua. Così, perfetto. Devo scappare con Newt. Vai così, grande Newt, aiutami, perfetto, perfetto, vai, vieni con me, Newt. Grande Newt, allora, devo recuperare il nucleo, cosa vuol dire? Dai, vai, scendi, non perdere inutilmente il tempo, porca puzzarda, perché qua c'è un demone che ci sta cacciando, e io vorrei anche andarmene, se è possibile. Come faccio? Oh no, raga, guardate, è tutto maledetto. Allora, sto cacchio di nucleo. Eccolo qua. Vedete? Devo uscire fuori. Veloce, 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 veloce. Perfetto. Ok, dammi qua. Tutto. Ho raccolto il nucleo. No, 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 non è sicuro. Ok, devo prendere queste cose. Chiaramente devo stabilizzarlo. Non so cosa sto dicendo. E mettere le cose qua. Tipo, dov'è il. Ah, eccolo qua. L'altro pezzo del nucleo. Perché bisogna chiaramente metterlo al sicuro. Se no, qua non si può prendere perché non è sicuro. Perfetto. Adesso incastra tutto qua. Fai splonk. E poi. Ok, fai clock. Grande. Devo darlo a Newt. Dov'è Newt? Newt, tieni. Ok, devo seguire solo Newt. Devo. Porca miseriaccia, quanto ti odio. Ma ti odio. Ok, faccio così. Vado da questa parte. Perché sennò qua il tizio mi blocca l'entrata per un qualche motivo. Newt, vai. Ok, perfetto. Grande. Adesso andiamo sopra, veloce. Dobbiamo mettere il nucleo sopra la girosfera perché bisogna stabilizzare immediatamente. Porca puzzarda, vai. Newt, dove sei finito? Sei qua, ok, perfetto. Tranquillo, ti faccio io. Devo inserire il nucleo. Ok, devo andare dall'altra parte per inserirlo. Vai così. Forse sopra devo. Dove devo metterlo? Perché non ho capito. No, no, è orribile. Sei brutto. Com'è la fame? Proprio più della fame. Vai, lo devo inserire qua. Ok? No, com'è troppo grande? Com'è troppo grande? Newt, aspetta. Ah, ok, devo andare da questa parte. Vai così. Mettilo qua. Ok, perfetto. Adesso tecnicamente dovrebbe diventare un po' più piccolo. E poi dopo dovrebbe entrare nella porta. Ok? Vediamo un attimo se ce la facciamo. Perché qua io ho un'ansia che è proprio, raga. Sto morendo di ansia. Anche perché poi, tipo, questi capitoli ne escono periodicamente, no? Quindi voglio capire sempre tutti i nuovi capitoli che ci sono. No, vai via, porca puzzarda! No, no, vai via. Vai. Ok, siamo tranquilli. Porca puzzarda! Grande nucleo. Avete visto? È stato fortissimo sto nucleo. L'ha distrutto forse? No, Newt! Newt! È morto.
Ma Newt, mi dispiace. Newt è andato, c'è scritto così. Oh no, raga, mi dispiace. Accidenti, che brutta perdita che abbiamo avuto. Ora mi spiace, Newt è stato così prezioso per noi. Uffa, adesso puoi esplodere anche, tanto non sono triste ora. Volevo stare con Newt. Però muoviti, che qua mi sto annoiando. Ok, grazie. Oh, perfetto. Bellissime le animazioni, ma per carità, basta, perché adesso voglio solamente distruggere sto demone del cacchio, perché mi ha inseguito per tutto il tempo, poi ho quella voglia proprio di picchiarlo. Vabbè. Non so se anche a voi, non so se anche voi sentite questa proprio voglia pazzesca di papà, mamma mia, di farlo fuori. Comunque, ok, adesso si sta aprendo la porta, vai, sclock. Vai così. Apriti. Apriti. Sigilla la porta. Cosa c'è qua? No, c'è il demone. C'è il demone. Perché? Cos'è stato aperto, raga? No, 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 è stato aperto il demone, gli inferi. Ho aperto gli inferi, non dovevo farlo. Cosa ho fatto? Non dovevo fare questa cosa, raga. Cioè, ovviamente è il modo in cui deve continuare il gioco perché devono uscire nuovi capitoli. Ma porca miseria, non dovevo farlo. E c'è sto tizio. Ma chi è sto qua? Dice, perché l'hai portato qui? Ma chi sei? Ma stai zitto che io è tutto il giorno che mi seguiva, sto qui di idiota, e tu adesso arrivi perché l'hai portato qua. Ma vai a quel paese. Ma scusami. Ma raga, ma vi sembra normale? Ma adesso un nuovo nemico. Il tizio che adesso è arrivato, lui, perché l'hai portato qui? Ma vai, ma guardate, oh, adesso mi sto scaldando inutilmente perché avrei dato un pugno in faccia a tutti, vi giuro. Comunque, scrivetemi se volete vedere altri episodi di questi cosi, di questi video. Ovviamente seguitemi. E ricordatevi di lasciare like a tutte quelle cose che si fanno. Ciao!